Beh, raga, direi che è ora di andare. Sapete che comunque non si stende fa male. Cioè, non direi mai che sono nel circolo polare artico a fare il bagno nell'oceano, nel mare del nord. Ah, ci voleva. Probabilmente per il fatto che non mi facevo una doccia e non mi lavavo da 12 giorni, ma vabbè. Mi sento una persona nuova, una persona migliore, una persona senza dubbio più fresca. Comunque, raga, parere personale, è proprio un bel fiordo questo qua. Cioè, non è un classico fiordo norvegese che ci si aspetta, quello no, ok. È bello perché è aperto, è arioso ed è molto tranquillo. Su questo versante ci sono un sacco di villette. Cioè, veramente, sembra proprio una zona di villeggiatura, come dalle nostre parti, quasi. Veramente, veramente bello. Vi dico poi il nome, adesso non me lo ricordo. Quante facce che ha questa Norvegia, è pazzesco. Qua c'è lo svincolo per i traghetti. Noi dobbiamo scendere, andare a Orness. Però non ci siano traghetti. Vabbè, raga, aspettiamo un po' lì, vediamo. Mal che vada, ma campo lì, Vi aggiorno tra poco. Hi. Hi. No ferry. No, will be one in about 1 hour. Okay, oh nice. And we're waiting for. Oh yeah. Hi. I'm Alex. We're already talking for 3 hours. Yeah. Wir waren noch nie da, aber in Thailand, was ist denn da, Australien und dann Nepal. Also. There was a guy on the last ferry, and we said, yeah, we go to other islands, but we come back later. 22:30, so I'm not sure if he lied. Coming back. Do you know if there is a camp? Yes, yes. Did you ask when the first ferry come tomorrow? 8:20. 8:20. Yeah. Okay. Funny. Okay. But the ferry come back. It came back just to tell us we won't take the come back. I won't take you. What about that house? E niente, raga, il battello è andato via. Aspettiamo domani. Adesso cerchiamo un posto per la tenda. Have you found it? Wow, che spot, raga.
Dunque, raga, adesso gli altri due ragazzi sono andati a dormire. Anche perché è mezzanotte. E domani mattina abbiamo il battello alle 8:20. Sarebbe bello svegliarsi, non so, alle 7:30. Però, cioè, guardate che roba. Come faccio ad ignorare tutto questo? Non si può. È come se avessi una missione. Un dovere morale che mi dice devi fotografare questi posti. E quindi, eccomi qui. Che pace che c'è. Morning. There is already on the way. Ragazzi, sono sul traghetto. Vi dico solo che avevano già chiuso le porte, io ero ancora fuori. Le hanno riaperte per farmi salire. Questo è come caricato la bici stamattina. Cioè, raga, sono salito tipo fibre, mancavano le esplosioni. Four brakes on the back. Can I try? Yeah, sure. It's really a nice bike. Yes, everyone shocked when try. This is my bike with which I'm commuting to work every day. Really? Right. Of course, without. Okay, yeah, bikes, sure. I ride like 25 kilometers every day. One direction. So oh, so 50 day, for a day. Your next trip. I don't know. Maybe with a bike. Do you come far away? Yeah. When you walk, normally is 30, 25, more or less, nothing else. Do you have a tent when you're walking? Yes, well? Yes. So you have a big backpack when you're walking? Oh no, I don't want to have too much things. It's 50 liters. This one's 40, so not much bigger than the yes, tank. Yes. And for example, my tent, I take outside the bag. Ah, I see, yeah. But you need a good backpack, don't you? So that yes, you need shoulder. It. Where did you go? Last year, from Italy to Greece. 3 months and a half to arrive and come back. Just one way by walk. When I come back in Italy, I take a bus, train, hiking. 2,000 kilometers? Yes, more or less. Very, very slowly. Kind of an extreme sport. Yes, but a lot of people do it. Near my town, there is a guy who has do half world by walk. 1 year and a half. And cross all the Australian deserts by walk. 3 months with nothing. You need 100 kilo of water. Yes, but he don't have a backpack. He have full of water when he was in the desert. Well, but by walking, it's like you're more closely to nature and to the public and everything than by bike. Yes. But you really need the time to get that far. And yes, the yes, right? Yes. You need I'll tell it. You, I can't do that. Oh, really, I can't. How often do you make it? Every year? I try every year. Every year in this period, in the spring and summer, I say, okay, it's time. I really love it. I try to do so as well, but this is really inspirational. Really. Nice, thanks. Vai. Andiamo a fare un po' di spesa adesso, raga, e poi si parte. Vedete che roba? Tutti assieme. Rema, Cop e The Spar. Costa un botto i sughi qua. Ok. Thank you. You're welcome. Tac. Have a nice day. You too.
All right then. Well, was nice to meet you guys. Yeah. Me too. His father. Yeah. Okay. Yeah. It's me. This you? Stuttgart. Well, it was funny. Nice trip. Bye, Alex. Mi seguono su YouTube entrambi, che gas. Ok, raga, andiamo anche noi. Però così è meglio perché ognuno tiene la sua velocità. Raga, qua c'erano proprio le indicazioni di balneabilità e spiaggia. Si presta molto, secondo me, eh? Questo mood da vamos alla playa. Ce l'ha, ce l'ha. La riviera romagnola del centro Norvegia. Vi porto a vedere un pezzo di riviera. Reipa si chiama sto paese. Cazzo, qua dovevo venire a fare il bagno ieri. Guardate che bella. Raga, sono abbastanza impressionato da questo. È uno scheletro, non so se di una razza. Neanche l'avevo notato, me lo sono trovato davanti. Dai, raga, andiamo. Siamo avvolti dalla sea fog, dalla nebbia del mare. Si vede benissimo adesso, è proprio nebbia che arriva dal mare. Guardate che bello. Stranissimo da vedere. Preparate il cestino, andiamo a raccogliere castagne, mo, eh. Ti spacchi, raga. Sono salita la bella tosta, però arrivi in punta e vedi questo. È qui che devo essere, vaffanculo. Sta pure uscendo un pelino di sole, eh. We'll be right back.
raga, mi sono fermato praticamente 2 ore a fare le foto a quella cascata e sono le 9:30. Io ho fatto 42 km, ho fatto schifo. Il prossimo paese è tra 15 km, non sarebbe un problema il fatto che c'è... Che palle, non ho mica voglia di farle adesso, le 9:30. Cioè potrei andare e mettermi qua... Ma potrei mettermi qua. E dai, andiamo raga, spingiamo un po', che oggi abbiamo fatto poco, dobbiamo stare almeno 50 km. Procedi in direzione est su secondaria finché svegli. Ci sta, cazzo, che sbadiglie. Cioè, siamo le 10 passate, 11 forse. Guardate che belle le montagne là dietro, con la luce del tramonto. Raga, comunque penso di aver trovato un posto. Vedete dove c'è il ponte bianco, oltretutto bellissimo. E voglio provare a mettermi lì, lì dentro ci sono le case. Qua ci sono le case, è un posto molto easy. Scendiamo, andiamo a vedere, secondo me non è male. Bello è il posto, per carità, fichissimo. Però raga, c'è tipo l'invasione delle zanzare. Veramente bello con ste pozze qua di acqua arenata. Comunque là dietro c'è una casa lussuosissima, qua ce n'è un'altra e qua c'è la strada. Adesso metto la roba in tenda, preparo e vado a dormire. Anche questa sera raga, un bel piatto di macaroni. Buon appetito raga, oltretutto è mezzanotte passata, ho sonno. Quindi raga, buonanotte, ci vediamo domani e domani arriviamo a Bodø.